Francisco Balaguer Callejon, che ci parlerà del tema alcune lezioni della Brexit per l'Europa e per il diritto costituzionale europeo. Paco, a te la parola. Grazie, veramente un regalo avere anche la possibilità di questa relazione del professore Ruggeri. E qui anche parlerò un po' al signor del tempo della mia razza. Io parlerò in italiano, anche se non parlo benissimo l'italiano. Devo dire che poi ci sono, il professore Ferrari parla benissimo lo spagnolo, comunque mi può capire senza problemi. E sì, io anche Giancarlo, però mi sembra che se parlo in italiano poi i giovani possono capire un po' meglio quello che io dico. Sia per bene sia per male, il mio italiano è responsabilità fondamentale di alcuni come Antonio Ruggeri, dunque devo dire che lui è il responsabile del mio livello di italiano, perché quando, infatti, io ho imparato l'italiano non in un modo scolastico, ho imparato l'italiano attraverso la lettura di tanti autori italiani che ho utilizzato soprattutto per il mio lavoro sulla fonte del diritto, le fonti del diritto. E proprio il professor Ruggeri è stato uno di cui io ho letto tanto e ho imparato in qualche modo l'italiano. Dunque, al Presidente la responsabilità anche del mio livello di italiano, mi sembra che è giusto, no? Attribuire questa responsabilità. Vediamo alla fine della mia relazione come sono andate le cose. Però devo dire che, peraltro, soprattutto devo ringraziare Guerino, perché questa è una occasione molto speciale che per noi è d'altro campo un po' difficile, no? Perché noi siamo abituati a parlare, soprattutto con la ragione, a parlare con il rigore della scienza giuridica, del diritto, delle giurisprudenze, mentre che non siamo abituati a parlare con il cuore, a parlare dei sentimenti. E oggi è un giorno per parlare di sentimenti, non solo per parlare di giurisprudenze, questo mi sembra abbastanza chiaro. E poi non è che sono tante parole per ringraziare, perché pensate che, almeno secondo quello che dicono alcuni, i popoli eschimesi hanno 50, 60, alcuni dicono 100 parole per definire la neve, semplicemente per definire la neve, mentre che noi abbiamo tante situazioni nella vita in cui dobbiamo ringraziare, e abbiamo da solo una, perché alla fine, se uno cerca i sinonimi per dire grazie, sono tutti più o meno, sono combinazioni delle parole sempre con la parola grazie. Da solo i portoghesi hanno due, hanno obrigado, che è una parola che poi incorporato al Giappone, arigato, e hanno anche la parola per ringraziare, non in portoghese. Dunque, da solo loro hanno queste due parole, però noi abbiamo da solo una. Però devo dire che non abbiamo bisogno di parole, nel senso che ci sono molte possibilità di ringraziare a Silvia per tutto quanto ha fatto per noi. E si vede qui, no? Si vede che Eleonora, ad esempio, è venuta semplicemente, ha fatto un lungo viaggio, da Genova, semplicemente per essere qui, per ringraziare Silvio. Dunque, senza una parola ha fatto già un contributo di ringraziamento a Silvio. E poi, Guerino, cosa posso dire? Veramente mi emoziona anche pensare come ha organizzato tutto questo. Con il segreto, ha chiamato ognuno, ha curato tutto in un modo veramente eccezionale. Un allievo per il suo maestro che veramente merita tutto il ringraziamento che io posso dare anche come esempio di vita. Molto al di là dell'università, molto al di là del nostro lavoro, è veramente eccezionale. Dunque, ci sono queste parole, poi Jorge ha parlato ieri dell'amico e del maestro, che veramente sono due parole che per Silvio sono molto, molto fortunate e che sono anche un modo di ringraziare, perché quando uno le dà il titolo d'amico a qualcun altro è un modo anche di ringraziare tante cose che ha contribuito nella sua vita, no? E quando le dice maestro è la stessa cosa. E poi Silvio è un maestro particolare che allievi l'hanno detto ieri
Donatella, Daniele, Walter hanno parlato di un maestro come noi conosciamo a Silvio, una persona molto aperta, molto flessibile, un vero maestro, no? Dunque questo anche mi sembra molto importante. E come amico cosa si può dire? Silvio non è solo un amico che è venuto alle nostre vite oppure alla nostra università, ha portato anche molti altri amici che sono adesso una parte molto importante del paesaggio della nostra università e anche della nostra vita. Dunque, grazie Silvio per tanto quanto tu hai fatto per noi e veramente mi sento molto onorato di essere qua in questo contributo nel tuo onore. Io parlerò in un modo, non so nemmeno di quanto tempo hai utilizzato, parlerò della Brexit in un modo che ha molto da vedere con la vicenda della Unione Europea, del progetto europeo, dell'integrazione europea, in cui Silvio ha avuto sempre un forte impegno e diciamo che noi ne abbiamo accompagnato in questo impegno della costruzione dell'Europa. Siamo in un momento di crisi e secondo me questa Brexit è il risultato di due condizioni che sono in questo momento cattive, nel senso che hanno la concorrenza di queste due condizioni è stata veramente cattiva per il progetto europeo. Anche perché io non sono a favore della Brexit, sono a favore di un'Europa unita anche con l'Inghilterra, con l'incorporazione dell'Inghilterra, perché nel contesto della globalizzazione un'Europa senza il Regno Unito è un'Europa più debole. Dunque penso che nel futuro il contributo del Regno Unito deve essere importante. Però sono queste due condizioni che Donatella, che continua a essere una discepola discola, come diceva ieri. Queste due condizioni mi sembrano che sono importanti dal punto di vista del diritto costituzionale europeo. Noi parliamo, mi ricordo, ho parlato qua della metodologia del diritto costituzionale europeo in un altro convegno, poi Anna Margherita ha fatto la traduzione del testo per la rivista di Luigi, la cittadinanza europea. E noi parliamo del diritto costituzionale europeo secondo gli insegnamenti del Peter Heberle, con un senso ampio e un senso stretto. Il senso ampio è tutti gli spazi costituzionali dell'Unione Europea, il senso stretto del diritto costituzionale proprio dell'Unione Europea. E noi pensiamo che c'è una continuità tra tutti questi spazi e anche quelli che dicono che l'Europa non ha ancora una Costituzione, nemmeno in senso materiale, devono almeno riconoscere che l'Europa ha dei problemi costituzionali, perché anche la mancanza di questa, la debolezza di questa Costituzione è certamente un problema costituzionale. Dunque noi abbiamo questo spazio costituzionale in senso ampio e poi lo spazio costituzionale dell'Unione Europea e poi questa interazione, di cui mi sembra che ha parlato anche benissimo in un modo pratico Antonio Ruggeri quando ha parlato dello sviluppo dei diritti che vengono proprio dell'interazione dei livelli, dell'interazione sia attraverso la Corte, però dell'interazione dei livelli, ha fatto anche gli esempi che sono diciamo importanti per almeno riconoscere che sebbene siamo in un contesto di crisi molto forte ci sono alcuni spazi dove c'è anche uno sviluppo attraverso la interazione, la dialettica fra il diritto costituzionale europeo in senso stretto, il diritto dell'Unione Europea e il diritto costituzionale europeo in senso ampio, il diritto degli Stati membri dell'Unione Europea, il diritto costituzionale degli Stati membri. Dunque mi sembra importante definire questi due sensi del diritto costituzionale europeo, anche perché queste due condizioni appartengono un po' al diritto costituzionale europeo in senso ampio e non solo al diritto costituzionale europeo in senso stretto. E siccome io parlerò delle conseguenze della Brexit per l'Unione Europea, per il diritto costituzionale europeo, mi sembra che devo parlare di questi due sensi. In senso ampio perché una delle due condizioni è il grado di sviluppo della cultura costituzionale inglese. E sviluppo della cultura costituzionale inglese che pone anche un problema generale, di teoria generale. C'è un sviluppo del diritto costituzionale, c'è uno sviluppo della stessa diritto. Heberle dice, mi sembra che è molto fortunata questa comparazione, che noi non possiamo parlare di un sviluppo dell'arte,
l'arte è lo stesso sempre. Noi pensiamo all'arte diciamo dei romani, l'arte anche le prime espressioni dell'arte della preistoria, sono queste espressioni che sono un appello alla sensibilità. Possiamo parlare certamente dei sviluppi dei congegni, delle tecniche dell'arte, però non possiamo parlare di uno sviluppo dell'arte come tale, perché l'arte rimane sempre uguale. Mentre che per la scienza, ovviamente, per la scienza giuridica c'è uno sviluppo. Dunque, se c'è uno sviluppo vuol dire che abbiamo un sviluppo della scienza che ha da vedere con le condizioni strutturali e sociali della società. E in questo senso io ho sempre fatto riferimento a questo scherzo che mi ha raccontato Joseph Weiler, non so se qualcuno conosce, questo professore americano che stava in Belgio in un corso dove c'erano tanti alunni, tanti studenti di diversi paesi, e ogni volta che lui faceva riferimento allo sviluppo della scienza del diritto, della scienza costituzionale, del discorso d'amparo, il discorso di costituzionalità, c'è qualcun tedesco che alzava la mano e diceva: questo l'abbiamo noi nella Costituzione tedesca. E così tutto il tempo, diciamo una ora, due ore, fino a un punto in cui l'ultima volta che lo studente alza la mano e dice, questo professore, mi sembra che proprio Weiler, dice: no, io veramente so che loro hanno nella Germania la migliore Costituzione del mondo, però questo è perché ne hanno bisogno, perché hanno bisogno della migliore Costituzione del mondo. E dietro questo scherzo c'è una grande verità. Noi, diciamo, l'Italia, la Germania, poi la Spagna, il Portogallo, abbiamo sviluppato molti convegni per la protezione delle minoranze, per la protezione dell'opposizione, per la protezione per la garanzia dei diritti, perché purtroppo abbiamo avuto tanti conflitti, una guerra civile, il genocidio, tanti conflitti che hanno avuto il senso di un'incapacità della Costituzione per articolare, per canalizzare i conflitti sociali fondamentali. E dunque proprio per questo abbiamo avuto la necessità di sviluppare tanti congegni, tanti meccanismi per la protezione delle minoranze, per la protezione, per controllare la maggioranza, per garantire i diritti. E questo naturalmente è un problema che non si pone al Regno Unito, non si è stato posto al Regno Unito fino agli ultimi anni. E siamo qua a Calabria, perché non parlare dei Mortati lo diceva nel suo saggio sulla Costituzione in senso materiale, diceva che la unica possibilità di articolare la sua teoria della Costituzione in senso materiale e il pluralismo, la democrazia pluralista, era quella della situazione del Regno Unito, ad esempio, oppure la Francia, ma soprattutto il Regno Unito, dove le condizioni di omogeneità sociale permetteva anche la incorporazione di questa teoria della Costituzione in senso materiale. Silvio ha scritto un Mortati, penso che conosce moltissimo bene, molto meglio che io naturalmente, questa posizione dei Mortati. Dunque il Regno Unito fino a un certo punto ha avuto delle condizioni strutturali e sociali che gli permetteva una cultura costituzionale molto forte, con in contrasto delle condizioni strutturali della Costituzione molto debole. E questo naturalmente ha cominciato a cambiare quando la società inglese, il Regno Unito, ha cominciato a sviluppare una grande divisione, sia dal punto di vista territoriale, dall'evolution, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista politico, sia anche dal punto di vista generazionale. Questo l'abbiamo visto tutti al Brexit. Nel Brexit si è visto questa grande divisione che accompagna in questo momento al Regno Unito, che vuol dire che in questo momento non basta da solo la cultura costituzionale del Regno Unito, manca anche un po' di costituzione nel senso normativo, quella costituzione che noi abbiamo sviluppato con l'esempio tedesco e italiano nel continente. Dunque mi sembra che questo è uno dei problemi per cui la Brexit ha avuto questa vicenda un po' strana a seconda di quello che tutti pensavano prima, perché c'è questa divisione della società inglese e non c'è una teoria costituzionale articolata per
decidere sul piano costituzionale, e per questo c'è nel referendum della Brexit una grande confusione, come prima c'è stato nel referendum della Scozia, c'è la confusione del livello di governo e del livello costituzionale. Antonio Spadaro parlava nella sua relazione, però abbiamo parlato anche di questo con riferimento al referendum, al prossimo referendum dell'Italia. Si può pensare che un referendum da solo per la semplice maggioranza può decidere una questione di profilo costituzionale? Questo è quello che hanno fatto nel Regno Unito. Hanno fatto una decisione per la semplice maggioranza, sia per la Scozia, sia nel referendum per la Scozia, sia nel referendum per la Brexit, che è una decisione che ha un profilo costituzionale, uno scopo costituzionale, e perciò dovrebbe avere una maggioranza più qualificata. Però rimane qua il problema dell'articolazione del referendum e la democrazia costituzionale, la democrazia pluralista. Non c'è un'articolazione del referendum con la democrazia pluralista, perché il referendum viene da un'altra epoca. Viene dall'epoca della sovranità del popolo, viene dall'epoca in cui la democrazia era concepita come la sovranità sommessa a un termine, diciamo la sovranità per il periodo di 4 anni quando si era al governo, e non viene dall'epoca in cui noi abbiamo fatto questa differenziazione dalla democrazia pluralista, in cui noi abbiamo bisogno di controllare la maggioranza, perciò se questa differenziazione del livello di governo, questo lo sa benissimo Antonio Ruggeri, perché è proprio nel sistema delle fonti. Il livello del governo è il livello delle decisioni della maggioranza attraverso la legge, sia anche una legge rafforzata come la legge organica nella Spagna, se il livello del governo si avvicina alla decisione costituzionale, e poi la decisione costituzionale che è anche una decisione rafforzata attraverso la procedura della revisione costituzionale. Dunque mi sembra che questa è una debolezza del sistema costituzionale dell'Unione del Regno Unito, e per questo diciamo, abbiamo qua una delle cause fondamentali della sconfitta del referendum e della situazione, intanto possiamo dire, pazzesca che adesso vive il Regno Unito, nel senso che hanno fatto una decisione binaria su un problema costituzionale senza incorporare i congegni della democrazia pluralista, la negoziazione, la definizione di un testo, di un'opzione fondamentale, su un voto democratico. Diciamo che un referendum come quello del Regno Unito, come quello che si propone anche per la Catalogna, come quello della Scozia, è un referendum che mette in un vuoto democratico. Non c'è un processo proprio della democrazia pluralista, di discussione, di dibattito, di articolazione dei testi, delle decisioni attraverso la maggioranza rafforzata nel Parlamento, e almeno questo viene nel referendum costituzionale italiano. C'è una maggioranza nel Parlamento che ha deciso con delle condizioni, con dei limiti che sono stabiliti nella Costituzione, dunque almeno questo c'è, possiamo dire, non è un vuoto dal tutto, no? Mentre che nel Regno Unito era questo vuoto, e per cui questo risultato. Poi viene anche il problema del diritto costituzionale europeo in senso stretto, il problema dell'Europa, la crisi dell'Europa, che è una crisi che come qualcuno parla di una crisi esistenziale, no? Nel senso di una crisi anche del modello. A me sembra che è veramente una crisi del modello europeo, una crisi di un modello che è costruito alle spalle del diritto costituzionale, dunque non ha purtroppo la capacità di stabilire i congegni di articolazione di conflitto a livello europeo. Tutti i conflitti rimangono come conflitti nazionali nell'Europa, e questo certo non è il modo di risolvere e di costruire l'Europa. E questa crisi è una crisi che ha diciamo, provocato anche una grande debolezza del livello costituzionale, fra virgolette, se qualcuno può, dell'Unione Europea. Il Consiglio ha occupato tutto lo spazio politico, poi come dice Fabrini c'è una gerarchizzazione nel Consiglio a favore degli Stati che hanno un potere economico più forte. Si vede alla Germania molto pesante nell'Europa, questo si vede anche se uno cerca in Google quanto riguarda le grandi decisioni dell'Europa, sia sul piano economico, e si vede che se uno cerca in Google non trova le decisioni della Corte di Giustizia Europea, trova le decisioni soprattutto del Bundesverfassungsgericht, trova le decisioni che sono della Germania. Quando pensiamo
Abbiamo pensato prima delle elezioni al Parlamento europeo quale sarebbe la vicenda futura dell'Europa, tutti rivolgiamo alla Germania, all'elezione al Bundestag, non all'elezione al Parlamento europeo. Ogni volta c'è questa intervenzione del Bundesbank contro Draghi, che secondo me è l'unico leader europeo che noi abbiamo per fortuna adesso, comunque almeno abbiamo a Mario Draghi per recuperare un po' il senso dell'integrazione europea, però la Germania ha una posizione troppo pesante nel dibattito pubblico europeo, questo anche se possiamo dire che non, questa posizione non è reale, però in qualche modo è troppo pesante e secondo me questo è anche uno dei motivi della Brexit. E poi la vicenda anche della Eurozona, l'Eurozona che ha avuto una crisi molto forte, una crisi dal punto di vista economico e anche dal punto di vista giuridico, perché l'Europa ha lasciato di essere una comunità di diritto per quanto riguarda l'Eurozona, sono i congegni che non hanno un valore giuridico, hanno soprattutto un valore di pressione economica, le decisioni dell'Eurogruppo, attraverso il memorandum of understanding che non si sa proprio qual è il suo carattere giuridico, il Fondo Monetario Internazionale dice che non sono trattati di convenzioni internazionali, che sono convenzioni, accordi unilaterali sinallammatici, come dire, proprio questo per qualcuno che conosce il diritto civile è una convenzione, dunque Pippo Vecchio mi può correggere se non è vero, però diciamo un accordo sinallammatico è proprio un contratto, dunque è una convenzione internazionale, su questo non c'è dubbio, però il Fondo Monetario Internazionale, gli giuristi che sono molto particolari hanno detto che non ha un valore come trattato. Dunque abbiamo una crisi strutturale molto forte dell'Unione Europea, anche questo secondo me è stata una delle cause della decisione della Brexit, anche perché questa debolezza del diritto costituzionale europeo, in senso stretto del diritto costituzionale dell'Unione Europea, si rispecchia nel diritto costituzionale statale. Noi abbiamo adesso purtroppo in alcune, sia l'Italia sia la Spagna, in qualche modo abbiamo delle costituzioni che sono in stand-by, che sono in sospensione, perché si è modificato tutto, mi ricordo, abbiamo fatto il convegno sul federalismo fiscale, sì, e poi è venuta questa normativa sul pareggio del bilancio che alla fine ha cambiato tutto, perché c'è una recentralizzazione, un recentramento molto forte dello Stato, il pluralismo viene a meno quando non si possono fare le scelte al di là delle condizioni strutturali dell'Unione Europea, i diritti sociali praticamente non si può parlare, manca diciamo un senso normativo della Costituzione, anche perché tutte queste condizioni che sono stabilite nella Costituzione purtroppo vengono a meno nel contesto della crisi, soprattutto della crisi dell'Eurozona. E secondo me questo per il Regno Unito è stato anche un ostacolo molto forte per un referendum a favore del Remain, a favore del rimanere nell'Unione Europea, perché veramente la situazione della Unione Europea, poi dell'euro, non è una situazione come per invitare qualcuno a ingressare nella zona euro, perché tutti sappiamo che abbiamo tutti questi controlli e poi secondo me gli italiani e gli spagnoli abbiamo pagato un surplus per il nostro europeismo, per essere dentro la zona euro, perché abbiamo pagato questo spread che è più alto semplicemente perché eravamo dentro la zona euro. C'è un studioso, un economista, anche Krugman, ha parlato della Spagna come prigioniera dell'euro, si può dire la stessa cosa dell'Italia. Però c'è anche un economista, Paul De Gogh, che ha scritto sulla governanza nella zona euro e che ha fatto proprio una comparazione fra il Regno Unito e la Spagna. E tutte le condizioni strutturali del Regno Unito per avere una mefianza dei mercati, dei speculatori finanziari, erano stabilite molto più che quelle di Spagna, perché pensate che la Spagna prima della crisi del 2006 aveva solo un 36% del debito pubblico sul PIL, adesso abbiamo un 100%. E questo Paul De Gogh lo diceva in questi momenti, diceva di sicuro che la Spagna va a avere tre volte il debito pubblico sul PIL che quello che ha adesso.
E questo viene purtroppo perché alla fine noi non abbiamo la capacità, come hanno gli inglesi attraverso il Banco d'Inghilterra, e quando ci sono questi problemi delle speculazioni finanziarie nei mercati, di utilizzare la propria moneta per attirare la liquidità che è necessaria per l'attività dello Stato. Dunque noi abbiamo pagato un surplus per essere europeisti, per credere nell'Unione Europea e nell'euro, e gli inglesi veramente hanno questa paura di un'Europa che sembra ogni più orientata alla Germania, con delle condizioni più difficili per gli Stati membri, con una mancanza di una politica europea nella zona euro che sia ragionevole, e secondo me questo è anche una delle cause del Brexit. Poi per il futuro dal punto di vista dell'Europa chissà, però possiamo dire che almeno secondo me dobbiamo ripensare la relazione del referendum e il diritto costituzionale, almeno la relazione del referendum e il legame fra il referendum e la democrazia pluralista, pensare che il referendum non può essere un referendum su un voto democratico. Mi ricordo che proprio dopo il referendum, tre giorni dopo, c'erano già 3 milioni di persone che avevano mandato un secondo referendum, avevano detto che il referendum dovrebbe avere almeno il 60% dei voti con una partecipazione del 70%. Dunque c'è anche questa sensibilità nel Regno Unito, è una sensibilità importante perché il Regno Unito è una società molto divisa adesso e ha bisogno di negoziazione, di dialogo, di dibattito, e questo viene con la democrazia pluralista, non viene con la semplice maggioranza in un processo referendario, in un referendum. E poi per quanto riguarda l'Europa, è vero che noi abbiamo adesso l'opportunità di avanzare nell'integrazione politica, anche perché il nostro sistema costituzionale, il sistema degli Stati membri fuori del Regno Unito e anche giuridico, è più vicino. Abbiamo la possibilità anche di incorporare un modello di Costituzione come la Costituzione italiana e tedesca all'Unione Europea, però naturalmente manca la decisione politica, e sembra che la decisione politica non è in grado di riuscire questa possibilità di una maggiore integrazione. E secondo me per un tempo di 10, 15, 20 anni noi avremo bisogno anche del Regno Unito per la costruzione dell'Europa, perché questo lo vede proprio il Regno Unito. Pensate che alcuni giorni dopo di essere eletta come Premier, la May ha deciso di sospendere la costruzione di una centrale nucleare cina al Regno Unito. E poi quando sono venute questa dichiarazione dei giapponesi che devono lasciare le sue multinazionali, vanno fuori da Londra perché hanno bisogno dello spazio europeo, del mercato europeo, la dichiarazione di Obama, nel senso che non ha nessuna fretta per fare l'accordo, la convenzione con il Regno Unito, perché il Regno Unito deve aspettare anche al trattato che è in corso di negoziazione con l'Unione Europea, la May ha deciso di autorizzare questo impianto nucleare nell'Inghilterra, nel Regno Unito. Dunque hanno rinunciato a una sovranità che era, diciamo, compartita con gli altri soci europei, con gli altri stati europei, e alla fine non è che hanno recuperato la sovranità. Adesso sono in una posizione più debole per la negoziazione con la Cina, per la negoziazione con altri paesi nel contesto globale. Dunque nel contesto globale noi abbiamo bisogno dell'Europa, questa è la verità, e abbiamo bisogno di un'integrazione europea più forte, secondo me, di uno Stato federale che deve essere naturalmente democratico e costituzionale. Grazie. Grazie Franco, poi se ci dici le tue impressioni anche sulla possibilità di un eventuale non Brexit, perché soprattutto dopo che nei giorni scorsi abbiamo appreso che le banche stanno lasciando la City, può darsi che ci sia anche una via di fuga giuridica, o meglio giurisdizionale, per evitare questo risultato. Però
non è da escludere che io non sarei così sicuro che ormai la non la considererei un fatto scontato. Comunque, poi magari poi ne discuteremo. Allora,